Giorgio! Che rivista è? È la rivista dei corpi. Dico ospedalie. Va bene, andrò a spero. Aiuto. Aspetta che inquadro tutto, inforquadri, lo inquadro. Vai, inforquadri, Federazione Nazionale Quadri delle Formazione Scientifica e Ricerca. Prego, dottora, lasci dica. In questo momento siamo in attesa dell'arrivo della testa del corteo. Esattamente, del corteo. Scusa un secondo. Pronto? Quello siamo giù in fondo è l'arco di Giano. Alla bocca della verità, vicino al tempio. Questa è la chiesa ortodossa più antica di Roma. Ci siamo fermati perché ci hanno detto che stanno tornando indietro. Quello è il tempio dei Dioscuri. Esattamente, ti aspettiamo qui. E questo è il tempio di Ercole. Vabbè, tanto noi rimaniamo qui, tu vieni quando ritieni dove vuoi. Esattamente, nel giardinetto di fronte all'altezza della Bocca della Verità. Esattamente. Ciao. Chi era? Allora, era nostro amico. Ah, ok. Scusa, questo è il tempio di Ercole? Satore, se non vado errato. No, non mi sembra. Comunque è un tempio di Ercole, vabbè. È stato all'origine un tempio di Ercole. L'hanno chiamata in tutti i modi perché ha cambiato le denominazioni. Anche di Vesta. Esattamente. L'hanno cambiato in tutti i modi, tant'è vero che devo dire la verità, io non è che sia un grande esperto di storia, archeologia romana. Certo. No, di storia sì. Ma di archeologia romana meno, certo. E io ho sempre creduto che questo fosse effettivamente il tempio di Vesta, dove c'erano le vestali che mantenevano il fuoco sacro. Esattamente. E anche quello. Tant'è che questo, vedi, che è un tempio fatto a forma a base circolare, proprio come erano le case primigenie di Roma. Certo. E anche etrusche. Certo. Perché erano fatte a mo' di capanna circolare. E infatti, come vedi anche sopra, è fatto esattamente come era fatta una capanna di pastori, quali erano allora gli abitanti di Roma. Parliamo del 700-750 e oltre avanti Cristo. Voglio continuare a dire la stessa cosa che ho detto prima, che se volete vedere il video che abbiamo registrato all'epoca, quando abbiamo fatto il rito sacrificale per il posizionamento di due olivi sacrali in questo posto, fai vedere uno dei due olivi e lì di là si vede l'altro olivo. Eccolo qua, bellissimo, lussureggiante. Abbiamo recitato le formule d'obbligo e quindi gli ulivi hanno preso, sempre consacrandoli al gran dio Priaco, ovviamente. Ma noi pensavamo al dio Priaco, loro pensavano ai cavoli loro, al grande dio Eracle. Vabbè, noi diciamo dio, non semidio, perché in questi casi, ricordiamocelo bene, queste sono più divinità che semidivinità, sono uomini che diventano divini. Cioè, sei fatto uomo, sei fatto Dio. Tutti gli uomini sono dei in una visione panteistica dell'universo. E adesso, siccome stiamo qui aspettando l'arrivo della testa del corteo, ecco, la testa del corteo che ci dicono essere circa 150.000 persone contro le vaccinazioni, io mi limito a farvi vedere quello che è scritto su questa rivista. Allora, attenzione alle contraddizioni interne che c'è in questo sistema, perché io sono perfettamente a favore di questo. Carta dei diritti dei bambini in ospedale. Non solo in ospedale, ma nelle cure. Ma come quando viene stabilita una carta dei diritti, c'è pure a cascata tutta una serie di conseguenze. Che abbiamo fatto notare l'altro ieri che, pur essendo stato messo in vigore il nuovo decreto legge, esistono due leggi, una legge regolare, ordinaria,
del Parlamento e l'altra un decreto del Presidente della Repubblica, entrambi di valore superiore al decreto legge, che contraddicono in maniera assoluta il dettato di, dei punti essenziali di questo infame decreto che si sono inventati questi figli di puttana. Abbiamo a che fare con una manica di delinquenti. Oltretutto ignoranti, incompetenti, incapaci, insolenti. E non è a caso li hanno messi di quella a livello culturale. Noi ci chiedevamo, ma è possibile che potendo scegliere nel branco dei seguaci del PD dovevano scegliere i più stronzi, i più imbecilli e i più privi di intelligenza? Sì, perché dovevano fare queste cose. Ma privi di senso critico pure, è lì il guaio. Ma cosa vuoi non sanno dove, che vanno a calpestare la merda. Uno normale dice, oh, fammi sta buono, che lì, fino a lì ci arrivo, oltre non vado. No, questi vanno tranquilli, non si rendono conto. Ma la pagheranno, ricordatevi che la pagheranno. Allora, non potranno ignorare l'ignoranza. Sì, esattamente. Allora, quello che volevo dire, poi leggerò la Carta dei diritti del bambino, che nel momento in cui viene stabilito un diritto fondamentale, a cascata c'è una forma di informazione e di culturamento indiretto coerente con il dettato di quello che si aveva. Dice, ho questo diritto, allora lo faccio valere. Certo. Hai capito com'è? Certo. Ecco, allora, quando ogni qualvolta si stabilisce una carta dei diritti, a parte quelle porcate che vengono stabilite nell'esclusivo interesse di vincitori di guerre, noi questo genere che a noi non ci interessa, gli altri diritti sono acquisiti e adesso leggiamo questo. Incedibili, mai. Attenzione, in conformità all'articolo 7 della Carta dei diritti del bambino, il personale medico e infermieristico si impegna a instaurare con il bambino e con la sua famiglia una relazione improntata al rispetto e alla collaborazione. Basterebbe questa frase o no? Se questo vale per gli ambienti sanitari interni, non vale. Lo spazio per l'ascolto. No, ma il bello è che la legge, questo decreto aborto di legge, dice fra l'altro che questa, diciamo, disposizione di legge, che chiamano loro questo abbrobrio disposizione di legge, va concordato con le associazioni dei genitori, lo dicono pure. Ma come cazzo, noi siamo tutti contrari e tu ci imponi di voler essere d'accordo con noi siccome e di trovare un accordo. La ministra della sanità è genitrice in un certo particolare modo, io capisco che questa ministra della sanità non percepisca realtà vera di una maternità, esattamente il rapporto di maternità. Certo. Avete capito, cari amici? Se volete altre informazioni ve le diamo. Ma noi l'avevamo già detto parecchio tempo fa, un anno fa l'abbiamo già detto queste cose. Lo spazio per l'ascolto, i tempi, le modalità e gli strumenti comunicativi più idonei dovranno essere sempre ricercati. Dovrà essere utilizzato un linguaggio quanto più vicino a quello del bambino. E tu mi ci fai vaccinare acriticamente in massa come se fosse, no? Come se fosse un gregge, una mandria. Un gregge che deve essere marchiato con il marchio di fabbrica, a fuoco. Ricorrendo anche al gioco, alle narrazioni, non a caso abbiamo uno dei comandanti della nave che si chiama Marchionne. Che è un Marchionne. Sei un grandissimo Marchionne. Vedi, non si capisce bene tra Marchion e Macron. E Macron. Poi Macron e Micron. Allora, ripeto. Ah, certo, non è macro, è micro. Certamente, infatti lo chiamiamo Micron. Macron detto Micron. Un linguaggio quanto più vicino a un linguaggio quanto più vicino a quello del bambino, ricorrendo anche al gioco, alle narrazioni, ai disegni, alle immagini. Per le persone straniere, attenzione, con una scarsa padronanza della lingua italiana, l'ospedale dovrà attivare rapporti con le associazioni di volontariato, con i mediatori. Ecco che arriva la testa di ponte, la testa del corteo. E o con i consolati di riferimento. Diritto del bambino è quello di essere riconosciuto come persona anche nella partecipazione informata. Ma ti rendi conto? Ma andassero a fanculo, ma chi se ne incula? Alle terapie messe in atto, ricordando che egli è un soggetto competente, in grado di esprimere se stesso, i propri pensieri, le proprie emozioni, le proprie scelte, con i tempi e modalità peculiari. Stringi, è titolare del diritto di essere preso in considerazione. Il bambino ha diritto di essere coinvolto nelle decisioni diagnostiche e terapeutiche che lo riguardano. Deve essere coinvolto.
lo dice anche la legge 512 del 92. A proposito dei tribunali dei minori, i bambini sopra i 10 anni vanno ascoltati, sentiti ed esauditi. E tu li vuoi vaccinare fino all'età dei 65 anni? Li portiamo alle vaccinazioni con i pantaloni corti e col cicciotto in bocca a 65 anni. È necessario ascoltare il minore e entrare in relazione con lui, cercando di ritagliargli uno spazio di autonomia decisionale. Per entrare realmente in relazione con il minore bisogna considerare la sua età, perché la competenza a decidere si basa sullo sviluppo cognitivo del bambino. Certo, questi non possono. I signori del Ministero della Sanità, chiamiamolo della Sanità, l'idea di evoluzione cognitiva non ce l'hanno proprio. L'evoluzione cognitiva bisogna avere il cervello in testa, evidentemente il cervello proprio non c'è. È un buco, esatto. Cervello. Il loro cervello è un buco. Un assenso di senso progressivamente consapevoli, in rapporto alla maturazione del bambino, andranno sempre promossi e ricercati anche e soprattutto attraverso le relazioni familiari. Quindi tu vuoi fare una vaccinazione, devi prevedere che prima di tutto devi metterti in contatto con i familiari, con i singoli familiari del singolo 32, bambino. 32, 34 non, esattamente, non fanno nessuna eccezione. Non ammette eccezione. Con questo fai vedere di nuovo il nostro striscione. Qua Ciccio, io sono qui. Dai, metti, ripiega. Aspetta che chiudo.